Presidente Duccio Campagnoli, presidente di Bologna Fiere, siamo qui per la cena di gala del Cersaie, anche per parlare di un importante accordo che è stato sancito tra Bologna Fiere e il gruppo QNQN.net. Ecco, di cosa si tratta? Si tratta di una splendida idea che QN si è sottoposto e che Bologna Fiere ha voluto immediatamente inaugurare nella sua fiera più importante, cioè il Cersaie, che ci fa vivere la fiera in diretta, e quindi grazie a QN Online c'è la possibilità per tutti gli espositori e i visitatori e con la redazione di QN di vivere tutto ciò che nella fiera accade e poi di far vivere a chi è in fiera di più la città, conoscere ciò che nella città accade, gli spettacoli, gli eventi, e poi magari nel prossimo futuro creare tante occasioni di incontro. Cersaie merita davvero questo strumento nuovo perché è la fiera dell'innovazione, anzi direi un festival dell'innovazione, come dimostrano proprio i prodotti che sono stati presentati, quelli di tutti i grandi gruppi, a cominciare da Graniti Fiandre. Direi che la ceramica italiana è protagonista di una vera e propria rivoluzione produttiva, non si può neanche più parlare di innovazione. Prodotti nuovi, straordinari, la idea della ecosostenibilità, e quindi bisogna raccontarla e la fiera deve essere al fianco degli espositori. QN ci consente di farlo nella maniera più straordinaria. Ecco, lei ha parlato di futuro, siamo nel pieno del Cersaie, ma in ottobre partirà già il Saie e anche qui si ripeterà questo progetto editoriale per dare appunto una possibilità a chi vive la fiera di rivivere i momenti principali. Siamo molto contenti che gli espositori più importanti, di nuovo come Graniti Fiandre ed altri, abbiano voluto immediatamente utilizzare questo ponte tra Cersaie e Saie, saranno presenti anche a Saie. Li unisce il tema dei nuovi materiali, li unisce il tema della nuova idea del costruire, e così Bologna con Cersaie e Saie si può presentare come davvero un polo, un centro formidabile in queste settimane di una nuova idea del costruire all'italiana, che è veramente molto importante soprattutto in un momento così difficile, ma che mostra una industria nostra davvero capace di essere ancora coraggiosa e molto innovativa. Ultimissima domanda, lei all'inaugurazione aveva parlato di un'edizione record, adesso che diciamo ci stiamo avvicinando agli ultimi due giorni, una valutazione diciamo. Ma la valutazione naturalmente la stanno facendo nel modo migliore nei loro stand e padiglioni dove sono attivissimi gli imprenditori dell'industria ceramica. Vedo che ci sono tantissimi visitatori professionali, di più che negli altri anni, di più che nello scorso anno, molti operatori esteri. Insomma, è un Cersaie che proprio nell'anno più difficile mette in campo tante risorse di volontà e determinazione. Quindi nel modo con il quale si vive in fiera in questi giorni c'è davvero anche tanta possibilità di speranza. Grazie.